in compagnia di Andrea Borgo, Montebello che non riesce a trovare la vittoria nemmeno contro il Trissino, nonostante una buona prestazione. Dopo essere andati sotto, comunque Montebello c'è stato fino alla fine. Sì, è stata una partita durissima, sapevamo che oggi non sarebbe stato facile perché affrontavamo i campioni d'Italia, ma sono sicuro che abbiamo fatto una buona partita, dura, maschia, e loro non hanno nemmeno utilizzato tutti i giocatori che avevano, quindi significa che la partita è stata tirata fino in fondo. Ora il Montebello sarà ospite del Grosseto, con quale testa affronterete la Edilfox? Ah, sicuramente andremo lì per vincere, non ci nascondiamo perché vogliamo evitare i play-out e appunto entrare nella zona dei play-off. Grazie mille.